Mamma, mi faccio la barba per la tua gioia. La grande notizia d'inizio quarta giornata di Giffone è il cielo azzurro. Ragazzi, silenzio, perché anche oggi siamo qua con le nostre amiche ormai e amici ormai abitué, che mi hanno appena svelato una cosa. Chi vuole dirla? Lei. Dicami. E tu sei io con la barba. Viva la barba! Grazie mamma che mi ha obbligato a tagliarla. Barba! Va, abbiamo capito. Dove sta il libro? È l'autografo sul libro, ce l'hai? Non ce l'ho. E allora che cacchio dici a fa? Infatti stavo qua. Ma che state qua? Dopo ripasso. E secondo te pensa a voi? A te ti pensa? A chi sei? Chi? Abbiana Urza. Scusa, è il quarto giorno di Giffone oggi, ma siete qua dall'inizio, dal primo giorno? Sì, dal primo giorno. Che pazienza. Io da ieri. Tu da ieri, devi fare sempre l'alternativa. È sempre tu. E allora come vi sta sembrando questo Giffone? Stancante. Giudicate per me. Ciao! Pranzo seminarista oggi, sì. Diciamo così. Stavolta mi scoccio di far vedere quello che mi mangio, ci vediamo direttamente dopo pranzo. Ciao. Ah, sbagliato, non dovevo avviare il video. Appena rubato Chupa Chups al coso ufficiale che mettono in bellezza, per caso ci sono tanti buchi ma non fa niente. Faccio tutto quanto, buon Chupa Chups. Però visto che ho strane brutte, cioè non lo puoi aprire questo. Certo. For you. Thanks. Vincenzo. Lorenzo, piacere mio. Ciao, allora. Ma pazzesca questa cosa, sì, io però adesso mi perdo lì e sto tutto tranquillo. Sì, vai. Così. Tranquillo, tanto siamo coperti. In attesa di Gabriele Menetti per una round table veloce, faccio vedere anche il lounge di questo Giffone 2016, una cosa veramente molto chic. Guardate un po', eh? Roba seria, roba da VIPs, non è grandi. Giusto un attimo per farvi vedere lo stile, la grande moda di queste scarpe, che a mio parere è fantastica. Ci vorrebbero comprare queste scarpe fantastiche. Ciao Gabriele. Ciao frate. Piacere. Grazie. Vincenzo. Gabriele. Dove sei? Io, provincia di Salerno, qui vicino. Ah, ok. Allora, per prima cosa volevamo chiederti una cosa sul grandissimo. E finalmente oggi possiamo dire di esserci veramente divertiti. È stata una giornata giusta, non è stata troppo carica né troppo scarna. Abbiamo fatto delle belle interviste. Messo. Grazie. Bello! Ciao! 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 Sei bello! Ciao! Visto che bella bestia! E niente, dicevo, ci siamo divertiti, adesso possiamo andare a prendere la macchina, tornare a casa felice e nulla.
rivediamo domani. Ciao, adiù. Baby, you should know that my mama don't like you, she likes everyone. And I never loved you. Qua non la so più, come mangia a fare secondo me un baracco? Cioè proprio non ce la faccio. E' bello, che bella platea di giovani nuovi giornalisti che oramai navigano dappertutto. Sono loro i veri protagonisti, come bello, ben capisci, delle informazioni. E devi spingere il bottoncino, Cici. Però mi ho dato col bottone. Hai ragione, era la cosa. Cioè, così allora. Pronto? Sa. Ecco, sa. Fa. Ciao Giampaolo, piacere, piacere. Allora, volevo chiederti una cosa. Sappiamo che stai lavorando al nuovo film. No, Ayu, non va bene. Il pranzo di oggi è troppo scarno, troppo veloce. No, mi dispiace. Oggi hanno toppato. Ah, ma domani mi sentano, eh. Ragazzi, non ci posso credere, finalmente sono arrivati proprio loro, gli ospiti più attesi dal Giffoni 2016, Marco Todisco, Claudio Francese, regista e operatrice più famoso dell'agro nocerino. Cosa ci dite rispetto alla vostra visita qui al nostro festival? Guarda, se riusciamo ad arrivarci. Guardi, cosa possiamo dire? Io veramente non ho, ma ogni parola sarebbe sprecata. Io, e la nostra Claudia con questi dread che sono fantasma, una cosa assurda. Nulla. Non niente, no comment. E se ti metti più sotto, ti sicuro che lo vuoi. Le informazioni che hanno anche, voglio dire, per scovare, che ne so. Adesso solo tiriamo le una, speriamo che ci solleva. Ci solleva sicuramente. In che senso? Non ci calzare. Che cosa? Non ho capito. No. Ci calzare la situazione della l'attenzione. L'attenzione, perfetto. C'è un po' di gente, c'è un po' di giornalisti, sì. Eccola. Senti. Posso salire? Sono invitato ufficialmente. Giacomo Reinhardt. Li accogliamo con una musica pazzesca. Bellissima. Grazie. Eccoci. Come video. State? Insomma. Stanchi? In attesa tua. Mi avete ascoltato? Sì. Come mai? Perché dici tu? No, io me ne sono dato questo orario. No, abbiamo trovato molto traffico in realtà. Sì.